Salve, vi domanderete perché possa essere importante ascoltare questo argomento sulla violenza, in particolare sulla violenza di genere, in un percorso di incontri utile per il vostro orientamento scolastico nella scelta della scuola del futuro. Beh, però partirei proprio dalla questione degli stereotipi, di cui siamo tutti molto radicati nelle rappresentazioni di alcune qualità associate al maschile e al femminile. E soprattutto sono i maschi ad aver introiettato gli stereotipi di genere. Genere, come sapete, è l'appartenenza al sesso di un individuo sulla base di componenti di natura sociale e non di differenze di natura biologica. Ma perché gli stereotipi di genere sono particolarmente insidiosi nella fase di sviluppo della vostra ricerca di identità, nella vostra, quindi momento in cui cercate chi volete essere, dove volete andare. E potete facilmente dagli stereotipi essere influenzati nelle vostre scelte per rispondere alle aspettative del contesto sociale in cui vi trovate a vivere. Beh, un esempio, per esempio, di stereotipo è che i maschi sono, si dice, più portati per le materie scientifiche, mentre le femmine sono più brave nelle lingue, nelle cure. E quindi questo capite che è rischiare nelle scelte dei vostri futuri studi, di farvi quindi condizionare dagli stereotipi, anziché invece da quelle che sono le vostre attitudini, dai vostri interessi, dai vostri desideri di dove volete un domani esprimere la vostra attività lavorativa. Beh, quindi intanto però diamo una spiegazione. Che cosa si intende per stereotipi? Forse lo sapete anche di già molto, però è bene risottolinearlo. Lo stereotipo è un'opinione precostituita su un gruppo di persone e quindi prescinde dalla valutazione della persona singola, del singolo. Quindi dire che i maschi sono più bravi in matematica e più portati per lo sport rispetto alle femmine, non sono questa opinione, questo stereotipo, non è poi supportato da dei dati scientifici reali. Quindi, nella vita quotidiana, ricordiamoci, ci serviamo degli stereotipi di genere molto più spesso di quanto noi pensiamo, perché proprio è intriso, cresciamo all'interno di queste culture, di questi stereotipi che alla fine crediamo essere delle verità. Tra gli adolescenti italiani ancora oggi è molto presente una forte stereotipia di genere e quindi la convinzione dell'esistenza dei ruoli di genere che prevedono il primato dell'uomo nelle posizioni dirigenziali rispetto a quello della donna negli oneri di cura, di assistenza familiare. Pensate nel contorno della vostra vita familiare, i parenti, così vedete che spesso è la donna che sta dietro alla nonna anziana, al disabile. Ecco, gli stereotipi sui ruoli di genere più comuni, per esempio, sono che l'uomo, più che per la donna, è molto importante avere successo nel lavoro, perché non potrebbe essere la donna. E gli uomini sono meno adatti ad occuparsi delle faccende domestiche? Ma forse non è vero, basta imparare. E l'uomo a dover prevedere le necessità economiche della famiglia? Ma non è sempre così, perché ci può essere un uomo che desidera stare più in casa, aiutare, cucinare, far crescere i figli, e la donna invece avere un lavoro che in quanto le ha permesso di studiare di più e quindi portare a casa i soldi. Quindi, perché, per esempio, una ragazza che di mestiere fa la giurista e un uomo invece che decide di essere casalingo sono oggetti di curiosità o di stupore? È veramente strano, è assurdo. E questo è perché abbiamo introitato proprio questo concetto di stereotipi, di credenze che noi pensiamo essere la verità. Anche, per esempio, nella denominazione delle professioni. Abbiamo veramente un uso stereotipato della nostra lingua italiana. Infatti, quando il ruolo in questione, per esempio, di una professione considerata particolarmente prestigiosa,
Si fa fatica ad accettare anche da parte delle donne, ad accettare per esempio la forma maschile. Se sono un'avvocata, dire avvocatessa forse mi considerano meno, beh, allora mi faccio chiamare avvocato. Oppure se sono un architetto, perché architetto, architetto? Un ingegnere, perché ingegnera, meglio ingegnere. Mentre invece tranquillamente... essere chiamata infermiera e segretaria non ci si pone neanche il dubbio da parte di una donna, perché quello sono più nati proprio come lavori più femminili, il concetto della cura. Quindi la nostra società, purtroppo, il femminile è ancora nella nostra società considerato inferiore, è considerato essere inferiore usare il femminile. Mentre il maschile è maggiormente valorizzata. E, per esempio, se un ragazzo fa una cosa considerata tradizionalmente femminile, perché per esempio cucina in casa, viene schernito, mentre una ragazza che fa una cosa che tradizionalmente viene fatta da un maschio, anzi, si dice che è una ragazza coraggiosa. Quindi, se noi andiamo quindi verso il concetto che si pensa che le donne tendono a farsi chiamare al maschile, tipo nel momento in cui assumono un ruolo pubblico, per esempio di sindaco, di pretore, il segretario, lo fanno perché si pensa che dire essere chiamato sindaco dà un maggiore valore e credibilità alla nostra funzione, mentre un uomo, per esempio, che come mestiere sta facendo l'infermiere e il parrucchiere, non si sognerebbe mai di farsi chiamare infermiera o parrucchiera, che erano, appunto, come dicevamo, ruoli più particolarmente, professioni particolarmente legate alla donna. Beh, prendiamo anche per esempio i libri della nostra infanzia. Le fiabe, le leggende tradizionali, le caratteristiche maschili e femminili vengono sempre presentate in modo proprio contrapposto, cioè attivo, passivo, forte, debole, coraggiosa, paurosa, razionale, emotiva, indipendente. La figura nella storia, nelle fiabe, la donna, la ragazza, la bambina è sempre dipendente. Maschio turbolento, mentre nella fiaba o anche nei racconti dei nostri libri, la bambina è rappresentata come tranquilla. Quindi la stessa cosa nei confronti, per esempio, dei genitori, no? La mamma nel libro viene messa nel suo ruolo di casalinga e difficilmente se fa un lavoro, beh, se fa un lavoro fa un'occupazione tradizionale, cioè per esempio la maestra, l'infermiera. Quindi, io vi propongo di andare a rivedere i vostri libri dell'infanzia e leggerli un po' in maniera con una maggiore attenzione critica. Vedrete che lì dentro sono pieni di stereotipi ed è per questo quindi che siamo intrisi di stereotipi. E ecco, vi voglio adesso leggere un'intervista che è stata fatta in una ricerca nei confronti in una scuola media dove era stata fatta proprio una discussione sugli stereotipi, e vi voglio leggere un'intervista fatta a una ragazza. E questa ragazza, Giovanna, dice: "Ho scoperto cosa fosse il patriarcato a 6 anni. Non lo conoscevo come patriarcato, naturalmente, ma mi convinsi che tra maschio e femmina c'erano delle differenze. Mi piaceva un grembiule per la scuola blu, con la zip, una toppa di Nemo ricamata sul davanti." E la nonna mi disse: "No, quelli lì non si può comprare, perché quella lì è un grembiule per maschi. Le femmine hanno il grembiule più lungo, con i ricami in rosa." E così mi convinsi che non ci sarebbe potuto assolutamente, non sarei riuscita ad indossare il grembiule corto con Nemo, che vedevo davvero invece come una svolta, perché potevo correre molto più facilmente rispetto al grembiule lungo. Però la nonna aveva ragione, pensai. Nessuna femmina indossa i grembiuli corti con la zip. E quest'altro, altra intervista che secondo me vi chiarisce un pochino le problematiche che dicevamo prima, Paolo
Paolo dice: nella mia vita non mi è stato mai privato niente, poiché mi sono sempre circondato da persone molto aperte mentalmente. Io sono una persona molto emotiva e soprattutto da piccolo piangevo spessissimo. I miei genitori, inaspettatamente, comunque anche i miei professori, i miei maestri, che hanno visto in me una persona molto sensibile ed emotiva, hanno fatto pensare come pregio la facilità con cui piangevo. Cosa che io ho sempre invece pensato che fosse sbagliato, perché generalmente sono le femmine che vengono etichettate come più sensibili. Queste persone mi hanno fatto capire che sono fortunata ad essere così, perché riesco a sfogarmi facilmente. Questo non sarebbe mai successo se non ci fossero state delle persone come quelle che ho incontrato nel mio percorso, e a loro devo un grazie molto caloroso per avermi fatto capire tutto ciò. Quindi sono riusciti a farmi capire che il suo valore, che era etichettato come una debolezza, perché una cosa femminile, quanto le donne, le femmine sono deboli, in realtà invece, anzi, gli aveva permesso di essere uno capace di esprimersi. Quindi andiamo un attimo a capire, ma cosa c'entra tutta questa parte di cui ho voluto un po' sottolinearvi gli stereotipi con la violenza di genere? Beh, attribuire per natura alcune caratteristiche a un genere o all'altro risulta particolarmente critico nell'ottica di stabilire dei rapporti equi e paritari, così come nella libera espressione di sé e nella scoperta delle proprie caratteristiche individuali. Voi maschi parlate poco di emozioni, di affetti, di paura, di tristezza, come se essere maschi impedisse di poter esprimere una sofferenza. Talvolta, non accettando le proprie insicurezze, rischiamo però queste incapacità di non riuscire a esprimerle, di trasformarle in aggressività, in violenza, anche violenza verbale, ma che possono talvolta fare più male di quelle fisiche. La violenza quindi si esprime anche come violenza verbale, abbiamo detto. Io sono più forte di te, te lo dimostro anche con le parole. E vi porto per esempio l'esempio di Bianca, un'altra intervista che è stata fatta a Bianca, che racconta la sua esperienza di vita. Dice: anche se i ricordi di quegli anni sono confusi, ricordo che mi prendevano in giro perché ero molto timida e sensibile. Quando prendevo un brutto voto piangevo. Per me era normale, per loro no. Successe continuamente per tutta la durata dell'elementare. Quando arrivai alla fine della quinta, pensai che l'incubo finalmente fosse finito. Dopo ci sono le medie, tutto cambierà sicuramente, però qualcosa andò storto. Alcune mie ex compagne di classe si iscrissero nella mia stessa scuola e così nella nuova classe non cambiò niente. Anzi, le ragazze che la prendevano in giro trascinarono anche i nuovi compagni e tutti insieme si schierarono contro di me. Nessuna delle mie amiche ha avuto il coraggio di difendermi. Lo vedevano che mi prendevano sempre in giro, ma non intervenivano, e io pensavo che avrebbero smesso, perché a un certo punto si sarebbero anche stufate, ma le ragazze non si erano stufate. Allora ho cercato di reagire e le cose peggiorarono ancora. Mi sono arrivate delle minacce. Mi dicevano che non ero in grado di fare delle cose, che alle superiori sarei stata ancora peggio. E Bianca dice, continua: parte degli insulti li ho rimossi. Ecco, questi sono gli insulti verbali, nessuno l'aveva colpita fisicamente. Non ricordo tutto, ma ricordo che stavo tanto male. Mi veniva anche un dolore fisico, avevo mal di testa, vomitavo, non riuscivo, quindi avevo paura di parlare di fronte alla classe e anche durante le interrogazioni, dove regolarmente facevo scena muta. Ecco, tutta questa violenza verbale, che è dolorosissima, si chiama bullismo, che è caratterizzato quindi da una manifestazione di violenza intenzionale di parole, di ripetute nel tempo ad una singola persona, e fatte da una persona verso un'altra persona o da un gruppo di persone verso una sola persona. E talvolta questo viene anche trasmesso online, e questo si chiama, come sapete, cyberbullismo, che è molto pericoloso. E il bullismo sta, il cyberbullismo è una cosa che, come capite bene, non è una persona o un gruppo di persone rivolte ad uno,
ma addirittura mettendolo online si rivolge ad un gruppo molto più ampio. E sicuramente avrete sentito parlare anche di body shaming, cioè che cos'è il body shaming? È la pratica di offendere qualcuno o qualcuno per il suo aspetto invece fisico, ad esempio attraverso insulti, attraverso derisione, attraverso allusione. E attraverso anche l'utilizzo dei social media, spesso sistematici e persistenti. L'obiettivo del body shaming è fare provare vergogna a qualcuno per una o più delle sue caratteristiche corporee, tipo l'obesità, la malformazione. Ecco, Federico, che ha subito questo e che da questo ne è uscito, ci racconta come lui da bambino all'elementare, alle medie, è stato proprio colpito. Infatti dice: io soffrivo di obesità e ero obeso fino a 16 anni perché vedevo il cibo come un porto sicuro, un rifugio dalla realtà che mi soffocava, forse familiare, forse del contesto in cui viveva. Quelli dell'adolescenza sono stati gli anni più brutti, dato che non mi piaceva e capivo al tempo stesso di non piacere agli altri, additandomi come ciccione, bombolone, e queste parole arrivavano dritte al cuore. Sono stati altri talmente brutti che evitavo di uscire di casa, avevo persino paura di andare a scuola. I corridoi dell'istituto mi terrorizzavano perché pensavo che avrei incontrato qualcuno che mi prendeva in giro. E ancora oggi, se ci penso, mi viene una fitta al cuore. Gli attacchi avvenivano esclusivamente nell'orario scolastico, anche perché non avevo una vita sociale. Mi ero rinchiuso in me stesso e l'unico svago era stare in casa alla televisione. I momenti più brutti sono senza dubbio le ore di educazione motoria, evidente. Trascorse per esempio in piscina, perché la mia scuola aveva una piscina e ogni volta che mi mettevo il costume sentivo le solite risate, le frasi offensive alle mie spalle. Beh, il body shaming mi ha segnato molto perché proprio a causa di questo sono diventato insicuro, timido e le conseguenze di questo non vanno mai sottovalutate perché essendo così fragile, soprattutto nella fascia di età in cui uno cerca di presentarsi, di essere se stesso, di sviluppare la propria caratteristica, la propria intimità, si può cadere invece in una spirale negativa che porta, nel mio caso, per esempio, che io avevo paura degli altri. Ora invece mi piaccio, non ho più paura a mostrare il mio fisico. Oggi ho imparato a reagire, ma ci è voluta tanta forza, determinazione e ancora, ve lo ricordo, l'aiuto di uno psicologo. Quindi l'aiuto degli altri è importante. Il body shaming segna e ferisce, ma l'aspetto più grave è che coloro che ti giudicano arrivano al punto di far sentire che sei te quello sbagliato, non loro. Purtroppo, invece, questo fenomeno ha un'espansione, un fenomeno che si sta espandendo moltissimo ed è veramente frequente e difficile da fermare. E soltanto voi, ragazzi, potete bloccarlo, soltanto voi potete essere gli attori di questa. E blocco di questa espansione di questo sistema di colpire l'altro. Per esempio, una conversazione, una chat può essere messa online in brevissimo tempo. Allo stesso modo, anche una foto rubata, una confidenza, tutti noi potremmo essere oggetto, quindi, e presi di mira. Quindi, se voi state prendendo di mira uno, forse una volta potreste essere presi di mira voi. Quindi, blocchiamo questo ormai dilagare di questo body shaming. Anche i social media fanno la loro parte, l'abitudine a confrontarsi con immagini ideali, a ricevere feedback costanti sulle proprie foto rischia di portare ad una dipendenza dai like e a una ricerca di che cosa? Di una continua approvazione sull'aspetto fisico e questo tendenzialmente anche molto delle ragazze, ma sta cominciando anche sui ragazzi. E i commenti quindi negativi sul proprio aspetto fisico possono far sviluppare ansia, creare vergogna, isolamento. Ecco, Federico nella sua intervista, visto che ne è uscito fuori, continua, ad essere, gli viene chiesto, ma che cosa allora dire
chi subisce degli attacchi di body shaming e ai bulli, a coloro che lo fanno, che prendono in giro. Beh, io voglio dire, dice Federico, che esiste una via di uscita, non devono farsi mai prendere dallo sconforto, mai, soprattutto, ma soprattutto, scusate, avere il coraggio di chiedere aiuto. Nessuno deve vergognarsi nel chiedere un sostegno, nel parlare con il, né parlare quindi con i vostri genitori o con una persona adulta di fiducia. Il body shaming si può sconfiggere, basta però allearsi tutti insieme e ricordarsi che gli altri ci possono aiutare. A chi offende, dice Federico, dico solamente che dovrebbero vergognarsi coloro che offendono. E farsi un esame di coscienza, perché se pensano sempre e solo a puntare il dito contro gli altri, forse sono loro i primi che hanno bisogno di aiuto. Quindi bisogna avere un grande rispetto per l'altro e questo ricordarvelo sempre in tutto l'arco dei vostri studi, del vostro lavoro, delle vostre attività. Bisogna avere rispetto per le diversità nazionali, per la diversità del corpo dell'altro. L'idea che esistano delle differenze biologiche, ad esempio, tra maschio e femmine, tali da determinare la superiorità dell'uno verso l'altro, è scientificamente errata e sostenuta soltanto da una tradizione culturale. Occorre avere rispetto anche per le diversità culturali. L'idea scientificamente errata che esistono delle differenze biologiche tali per cui alcune etnie possono essere definite superiori alle altre è sbagliata. È sempre stata usata storicamente per giustificare forme di oppressione e discriminazione nei confronti degli stranieri. Quindi, crescere con un'educazione al rispetto dà la possibilità di sperimentare un ambiente accogliente, non giudicante e consente di procedere verso un abbattimento dei ruoli, delle relazioni basate su stereotipi e permette di sperimentare delle modalità di relazione con se stessi e con l'altro basate su criteri di libertà, responsabilità e essere voi stessi partecipi alla costruzione di una società accogliente, inclusiva e non violenta. Quindi riconoscere i meccanismi che stanno alla base della violenza e soprattutto riconoscere quanti essi siano radicati culturalmente in ogni individuo è essenziale per riflettere su quanto gli stereotipi e i pregiudizi influiscano sul nostro comportamento, sulle relazioni che intessiamo e sulle scelte personali che noi stiamo compiendo. Stereotipi e pregiudizi condizionano i nostri pensieri, le nostre azioni, determinano quindi quei muri che separano le persone, impedendo la reciproca conoscenza e di conseguenza la non accettazione di ciò che è diverso, che si traducono in un terreno di facile sviluppo di comportamenti di violenza. La non violenza quindi si definisce come un valore. Una scelta che si traduce in azioni e comportamenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi di giustizia sociale. Non siete soli in questa battaglia contro la violenza. Anche le istituzioni sono pronte ad aiutarvi se voi o qualcuno intorno a voi agisce con azioni violente, fisiche o psicologiche, come abbiamo visto, o sociali, nei vostri confronti o verso qualcuno a voi caro. Un familiare? Un amico? Un compagno di classe? Un anziano? Beh, non assuefatevi alla violenza, non siate indifferenti, non abbiate paura di chiedere aiuto a un genitore, alla vostra insegnante, allo psicologo della scuola, al vostro pediatra, oppure al 1522. Bene, io vi auguro un buon futuro e grazie di avermi ascoltato.